Ciak. Onorevoli parlamentari, sono arrivata alla fine della mia vita. Vorrei poter decidere di non soffrire più. In Svizzera è possibile. Io un giorno ci andrei. Io preferirei morire qui. Anch'io. 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 Onorevoli parlamentari, chi aiuta un malato terminale a morire rischia fino a 15 anni di galera. In Italia è un atto criminale. Onorevoli parlamentari, a chi appartiene la mia vita? La mia a me. È la mia vita. È la mia di vita. Ritengo un mio diritto inalienabile poter scegliere se, come e quando. Anch'io. 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 Onorevoli parlamentari, vorrei essere io a decidere quando morire. Io non so se lo farei, ma vorrei che fossimo liberi di decidere. Idem. 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 Onorevoli parlamentari, regolamentare l'eutanasia non significa permettere di morire, ma permettere di scegliere di che morte morire. Chi chiede l'eutanasia vuole solo morire con dignità. Ogni paziente dovrebbe essere libero di scegliere come e fino a che punto vivere la propria malattia. Se avesse potuto scegliere, mia madre avrebbe detto no, grazie. Mia madre è morta tra atroci dolori e io non ho potuto fare nulla. Ogni anno sono migliaia i casi di eutanasia clandestina. Ogni giorno 4 persone malate si suicidano anche nei modi più terribili, come Mario Monicelli. Onorevoli parlamentari, se perdo definitivamente conoscenza, voglio che siano rispettate le mie volontà. Anch'io. 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 Per questo serve una legge anche sul testamento biologico, che garantisca la libertà per tutti i cittadini. Come prevede la nostra proposta di legge di iniziativa popolare per la legalizzazione delle eutanasie. E il pieno riconoscimento del testamento biologico. Sottoscritta da quasi 100.000 italiani. L'abbiamo depositata in Parlamento a settembre 2013. Non ne avete parlato nemmeno 5 minuti. Onorevoli, è passato più di un anno. Eppure il tema riguarderebbe un po' tutti. Abbiamo organizzato dibattiti, sollecitato inchieste, raccolto testimonianze, raccontato storie. Abbiamo aiutato decine di malati a interrompere le terapie o a ottenere l'eutanasia all'estero. La Costituzione prevede che il popolo eserciti l'iniziativa delle leggi. Anche il Presidente della Repubblica vi ha chiesto di discutere delle scelte di fine vita. La maggioranza degli italiani è già favorevole a una legge sull'eutanasia. Io sono a favore da sempre. Sono a favore pure io, che ho paura. Onorevoli parlamentari, se l'eutanasia fosse legale, non aumenterebbero le morti, diminuirebbero le sofferenze. Si tratta solo di riconoscere un diritto umano, il diritto di morire. Parrebbe semplice, no? Ed è semplice. Basta cominciare a discuterne.